ho avuto questa pazza idea di farmi fare un tatuaggio da Gini. Lunedì 2 aprile 2018, Pasquetta, buona Pasquetta, qui il maestro Luca sta facendo la brace. Buona Pasquetta, sì, stavo qua, cammino a gas, mai provato, ma... Sì, infatti sono tutti buoni con la brace a gas, a lui, io te lo dico, però qua perché ci trattiamo bene, siamo a casa di Gini che ci ha invitato qui. Primo piano, mi fumo una bella cippatiella adesso. Gomorra inside ormai, vabbè. Citazione di Tony Soprano, sì. Cheers. Sì, ragazzi, siamo qui a preparare un po' di salsicce, un po' di spiedini. Spero che erano buone, no, senza spero, sono buone. Molta umiltà per il signor Carboni, Luca. No, fatto, cioè... Vabbè, ma chi cuoce meglio le salsicce di Luca Carboni? Telespettatori, anzi, come si dice? Streaming, servizio streaming. Video da videomaker spettatori. Video da videomaker spettatori. Dora, ma sei una signorina con le zampe incrociate. Lore, che cosa pensi di questo party di Pasquetta fino adesso? Che il cane più bello del mondo. Vero. Cioè, Dora, sei contento? Sono contentissimo. Giacomo, say hello to the Snapchat. Oh! Oh! Hello Snapchat. How are you? Tell them about the tradition of today. The tradition of today is about eat meat, all kind of meat, and drinking and talking with people you love, friends. And happiness. I know, and that's why Giacomo is here, and he brought everyone. Oh my God! Show us your shirt. Oh, vita da videomaker. Questa è la maglietta del secolo. Ciao. Doing something very special right now. The ambassador of Italy and the ambassador of Germany, Dominican Republic, Italy, etc. We are here now making a meeting. About food. Qua alla fine gira che ti rigira ci tocca sempre cucinare perché la cucina italiana è la cucina italiana. La cucina italiana è la sì. Cucina italiana. The Giacomo Show. This is the Giacomo Show. You just got a live exclusive, everybody. Qua comunque abbiamo finito il pranzo, è iniziata la fase di digestione a bordo piscina con Luca, musiche romane per ravvivare un po' la situazione e renderla ancora più tipica romana. Un misto di etnie, un misto di lingue, un misto di culture che si intrecciano per una pasquetta. Direi da ricordare quantomeno. Assolutamente sì. Ho avuto questa pazza idea di farmi fare un tatuaggio da Gini. Yes. Ma io non l'ho visto, non so cos'è. Non so cos'è. Mi fido di te. It's all mia culpa, mia esatto. Culpa. It should be done, right? Wow. It's like gold? Yes, it's gold. Nice. Thank you, Genie. Grazie. Bellissimo. It looks good, right? Yeah. Perfetto. Yeah, I like it. Mwah.
grazie a Giacomo, grazie al Gini, a Gini soprattutto, sta casa da paura, e una bella brace. Che bella serata, che mangiata comunque. Ora si torna a casa per mangiare nuovamente. Questa sta sempre a mangiare. My Italian French has invited me to a dinner. Credo che questo me lo tengo per un po' di tempo, non andrà via facilmente. Domani da Giulio mi presento così. A few moments later. Insomma ragazzi, questa pasquetta è finita. È stato molto divertente perché appunto siamo stati con ragazzi di altri paesi. C'era un ragazzo svedese, c'erano amici di Gini tedeschi e argentini, c'erano loro ovviamente. Insomma, una situazione internazionale in cui si parlava inglese e a tratti anche romano ovviamente. Grazie ancora a Gini per aver organizzato all'ultimo questo party internazionale. E la parola del giorno di oggi è fuori porta, oltre le porte, le mura di una città, nei dintorni di una città, che è un po' la definizione standard della Pasquetta, perché di solito a Pasquetta si festeggia con un bel barbecue o comunque un picnic, un pranzo, insomma, fuori dalle mura. Chi va al mare, chi va al lago, chi va nei boschi, chi va a fare un picnic su un prato. Insomma, ogni scusa è buona per passarla in compagnia insieme agli amici. È un po' una scusa per riunirsi quando non ci si vede da tanto tempo. Si è fatto tardissimo, io ho un sonno pazzesco. Domani ricomincia la settimana. Ritornerà Giulio negli episodi di Vita da Videomaker. Mi manca abbastanza perché non ci vediamo da un po' con Giulio, dalla settimana scorsa. Quindi sì, una settimana esatta senza Giulio. Come abbiamo fatto? Giulio, ci manchi. Io vi do la buonanotte, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Domani anche sarà un episodio molto interessante, un botto di cose da raccontare. Che il video sia con noi e a domani. Ciao!